Silvina Pratt, qual è il ricordo più caro di tuo padre? Allora, ce ne sono parecchi di ricordi, dunque, però forse sarebbe quello del contatto fisico, del corpo di Ugo, che era un corpo molto imponente per una bambina come me in quell'epoca, e dunque mi ricordo tanto di questo, di quando andavamo a nuotare tutta la famiglia, che ci ha imparato lui al mare, questa pancia della pelle con le lenticchie, che aveva delle lentiggini, e un contatto così, che era, lui era molto disinvolto, un po' molto libero, dunque era facile avere anche un po', essere vicini, insomma. C'era questo ricordo qua, quello che mi manca forse di più. Da anni si parla ormai di fumetto e della sua dignità letteraria, del fatto che il fumetto sia una forma di letteratura. Tu cosa ne pensi? Penso che sia certamente una forma di letteratura e anche molto completa, perché un disegnatore di fumetti, come diceva anche Ugo, e aveva ragione, deve fare tante ricerche, tanti sforzi per come per esprimersi, perché uno scrittore ti può spiegare una scena, però il disegnatore, se fa anche il testo, deve disegnare cose giuste, dunque non puoi contare qualcosa che non hai visto, dunque devono fare tante ricerche, sono persone che lavorano tantissimo, e dunque una forma, sia che con il vocabolario, con le parole, con le espressioni, con la poesia che puoi trovarci dentro, ma anche con il disegno ti apporta qualcosa in più. Dunque per me è una forma molto completa di letteratura. Nel tempo in cui si viaggia sempre più velocemente, nel tempo della navigazione in internet, che è praticamente istantanea, possiamo provare nostalgia per un tempo del viaggio lento, riflessivo, che sa gustare le cose e i luoghi come quello di Corto Maltese? Ma la nostalgia per me sarebbe più di dire che ormai ci sono pochi paesi dove puoi andare come prima, perché no, non credo che bisogna avere nostalgie di quell'epoca lì, perché i mezzi di comunicazione che ci sono adesso sono mezzi, sono cose che ti apportano cose in più se tu le sai utilizzare. Il problema è che sono sempre meno i paesi belli, dove che sono ancora belli, che erano stupendi, non puoi più viaggiare come prima, anche se hanno tolto qualche frontiera qua in Europa, ce ne sono moltissime di più altronde, dunque quello per me è il problema più grande dell'avventura, che ormai tutto è molto più controllato, più difficile e più duro, quello sì forse.